da corto muso a lungo muso. Siamo passati nel giro di pochissimo tempo a questa cosa qua, no, fa piacere. Ben ritrovati ragazzi, non vedevo l'ora di fare finalmente un post partita ufficiale della Juventus dopo quelli degli amichevoli e questa sera Ciao a tutti ragazzi. con ospite che ha portato Buona la bene. prima, direi. Buona la prima, possiamo Buona la riproporre. prima, sì. Allora, beh, allora, intanto un paio di informazioni statistiche. Abbiamo fatto meglio in questa partita rispetto alle prime quattro dell'anno scorso, che avevamo fatto 2 punti nelle prime quattro. Stasera ne abbiamo fatti tre, quindi Infatti io ho abbiamo. detto 3-1 non Era il suo per pronostico. enfatizzare, sì, ci ho quasi preso, però Andata meglio. sì, come mentre cenavamo, ti dissi che anche se avevamo perso con Real Madrid avevo visto delle belle cose, e ero proprio confident con l'atteggiamento, perché ho visto anche un bel atteggiamento più che Adesso altro. infatti ne parliamo, perché un'altra cosa bella da dire stasera è che finalmente abbiamo battuto il record che in tutto il campionato scorso ci aveva accompagnato, record negativo, cioè non aver mai vinto con almeno 2 gol di scarto. Stasera vinciamo con 3, Clean cioè sheet. clean sheet, quindi abbiamo fatto proprio la partita che l'anno scorso non avevamo mai visto fare la Juventus. E questa. Iniziare meglio di così Allora, è abbiamo iniziato difficile. molto bene. Abbiamo iniziato con il gol di Di Maria, abbiamo iniziato con Di Maria spettacolare, tra gol e assist anche a Dusan Vlahovic, e poi lato negativo, adesso vedremo se si è fermato in tempo oppure no, perché si toccava purtroppo dall'adduttore, quindi Non mi esprimo. un po' di paura c'è, aspettiamo che ci Aspettiamo. dicano se sta bene o se no. La speranza grossa per tutti i tifosi della Juve è che si sia fermato in tempo appena preso un tirottino. Comunque stiamo guardando, il Napoli ha vinto 5-2 e noi insieme al Napoli siamo quelli Siamo pari che abbiamo vinto, esatto, con la più grande differenza come reti, differenza reti. però noi siamo riusciti anche a mantenere la porta inviolata e quindi questa cosa è assolutamente positiva. Siamo partiti bene, ritrovando i gol di Dusan Vlahovic. Siamo primi. Siamo primi? Ci Vai! è appena arrivata in aiuto La classifica la da classifica. DAZN. Siamo primi! Io direi di concludere il campionato in questo momento. Non lo so, si può fare. Vabbè, a parte gli scherzi. No, bene, bene. Infatti te parlavi di atteggiamento. Allora, i primi 20 minuti magari non benissimo, diciamo la verità. Dove siamo partiti con McKennie largo a sinistra, con Cuadrado largo a destra e Di Maria dietro Vlahovic, 4-4-2 storto, un po' così. Non ci aveva Posso dire gasato. che però quello magari è un errore da parte di Allegri, adesso dire errore è impensabile da parte mia, però mi è venuto quel Beh, termine lì, perché magari lui aveva in testa un'idea di squadra che poi vista sul campo non beh. si è Non gli è rivelata piaciuta. vincente. Allora, io ti dico la mia. Già quando c'era le probabili formazioni del pomeriggio, avevo scritto anche su Twitter, immaginarmi un 4-4-2, perché andavano benissimo gli interpreti, però immaginarmelo 4-4-2 con McKennie a sinistra. Non mi andava giù, ma perché? Ma perché? Perché era il cordone ombelicale del ragionamento che avevamo fatto l'anno scorso e l'abbiamo detto fino adesso, no? L'anno scorso ci aveva portato a non vincere mai una partita con 2 gol di scarto, ad accontentarci di mantenere l'atteggiamento un po' più passivo. Invece, quando al cooling break al 20° hai messo McKennie sul centro sinistra, Cuadrado largo a sinistra, allargato Di Maria, si è passato 4-3-3, squadra messa bene in campo, anche passaggi un po' più fluidi nella prima azione che poi ha portato al gol. Infatti non è stato un caso che si sono No. potuti parlare quei 30 secondi, un minuto, quello che è stato, e poi c'è stato proprio un cambiamento totale Netto. della partita. E la cosa più bella, secondo me, che possiamo portarci a casa stasera è stata proprio questa differenza rispetto all'anno scorso di non accontentarsi, che è una cosa che ho ripetuto tantissime volte l'anno scorso. Infatti, sembrerò forse un po' troppo contento per una semplice vittoria col Sassuolo, perché parliamoci chiaro, di questo stiamo parlando. Non è che adesso abbiamo vinto lo scudetto, non abbiamo vinto la Champions, non siamo andati fortissimi, però dopo un anno di sofferenza, dove la Juventus continuava a battere sullo stesso chiodo, lo stesso errore, lo stesso fastidio, parlo personalmente, di vedere una squadra che, anche se stava vincendo, diceva: sai cosa? Va bene così. Io faccio sempre esempio della Coppa Italia con l'Inter, non so se ti ricordi la finale, Sì, dove rimontiamo. Subito e prendiamo poi gol stop, e fine. poi stop. E dopo perdiamo meritatamente. Come aveva rimontato meritatamente, abbiamo perso meritatamente. Secondo me è stata la fotocopia perfetta l'anno scorso. Quest'anno sull'1-0 abbiamo attaccato. Abbiamo avuto 2 palle gol pulite per fare gol. Vlahovic ha avuto 2 belle palle gol che ha sprecato. E poi abbiamo trovato nuovamente il calcio di rigore, però perché stavano spingendo Sì, verso l'alto. avevamo costantemente
tutti in avanti, in contropiede, vedevi 3, 4, a volte anche 5 uomini buttarsi verso la porta, Danilo farsi 70 metri di corsa per sovrapposizione, cosa che l'anno scorso abbiamo visto credo solo con lo Zenit nel 4-2 in Champions. È stata... una cosa che sottolineavi te in diretta sul 3-0, qual è stata? Con la ripartenza da dietro del Sassuolo, il pressing offensivo. Sì, esatto, sì, sì. Quando infatti quello tra primo e secondo tempo avevo detto mi piacerebbe vedere questa cosa qua, e adesso non perché ti ha ascoltato, no, ma Allegri sta ascoltando, era su Twitch che ci ha ascoltato, abbiamo recuperato palla così, è andata così, hai fatto il 3-0, abbiamo fatto il 3-0 così, ecco, perché eravamo sul loro limite dell'area, certo, a cercare il recupero palla, che è quello che piacerebbe vedere a me, che però è quello che anche ci siamo detti insieme, che probabilmente con Allegri vedremo poco anche quest'anno. Ma infatti ti dico, guarda, io ci farei la firma a vedere delle partite sulla falsa riga di quelli stasera per tutto l'anno, perché è una partita in cui la Juventus magari difende la bassa, sì, è vero, lasciava palla alla Sassuolo, credo che abbia fatto più possesso palla alla Sassuolo da Juventus. Sì, nel primo tempo sì, sicuramente. Però chi se ne frega, cioè una volta che la Juventus si recupera la palla, sa che cosa deve fare. Sì. E quindi questo voglio, una squadra già più organizzata, e va benissimo, dipendente dalle marine delle giocate, certo, assolutamente, dipendente da Vlahovic in area, certo, sicuramente. Però quante palle gol abbiamo avuto stasera? Abbiamo avuto adesso, le stanno facendo vedere, il Sassuolo ha tirato sicuramente più in porta. 60-40 non pensavo. No, sì, che il Sassuolo avesse avuto più palla, sì. Però noi siamo stati presenti in area e abbiamo avuto le occasioni anche più chiare, perché a parte un paio di parate di Perin, una veramente bella in diagonale, non mi ricordo delle grandissime occasioni da gol del Sassuolo, cioè le palle gol pesanti le abbiamo avute. Vlahovic stasera poteva fare 5 gol, sì, cioè 2 si è mangiati facili, sì, non se ne è mangiato la tripletta alla fine, poteva portare a casa il pallone. E poi io direi di fare anche una piccola parentesi su un giocatore che non mi sarei mai aspettato di mettere quasi in cima ai migliori, poi ne parleremo domani nelle pagelle. Prego. Aspetta, prego, che tua. Mi collego, no, alla tua mente. Lo sai benissimo. Sai benissimo, ma anche è voi. Forse brasiliano? Non è brasiliano, però. Ah. Che gol che fa? No, è brasiliano. È brasiliano. Alessandro, c'è il numero 12. Abbiamo criticato questa partita. Chiedo scusa per quello che abbiamo visto in campo. È stato assist dell'1-0. Assist dell'1-0. Rigore del 2-0. Spinta. Passaggio, dopo 30 secondi. Passaggio per Vlahovic. Esatto. Che poi ha avuto il rigore dopo 30 secondi, esatto. Ha cercato di prolungare sul rigore, quindi veramente tanta roba. Totale, questa è l'azione del recupero palla del 3-0, esatto. Di Maria, assist deviato gol. Però ricordiamoci anche l'anno scorso Alessandro era partito bene, poi ha tirato un attimo i remi in barca, quindi un passo alla volta. Esatto, non esaltiamoci né per Alessandro né per la Juve, però respiriamo un attimo quest'aria diversa dall'anno scorso, perché l'anno scorso c'era quest'aria pesantissima che mi sento un po' meno. Concludiamo, ultime parole, due temi che ho particolarmente a cuore, tu uno più di tutti perché tu in curva ci sei stato. Sì. Stasera sono tornati i ragazzi, hanno cantato. Sì, 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 li abbiamo sentiti sotto cantare, supportare. Bello, bello, io sono contento. Collegamento? Cioè collegamento con la goleada, clean sheet, la curva? Di solito quando funziona una cosa funziona tutto, no? Sì, quindi... infatti mi sembra tutto talmente tanto riuscito bene stasera che non voglio andare a dire robe in più. A dire cose in più. Sì. E prendo quello che è stato, gioisco e va bene così, anche perché... Oh, rimane una partita col Sassuolo, sì, però... Però ci serviva. Sì, ci serviva. Quindi godiamocela. Io me la godrei a cuor leggero. Ecco. Ultima cosa, secondo me, da dire è il bel segnale che Massimiliano Allegri ha dato con l'ingresso di Miretti dopo l'infortunio di Maria e l'ingresso anche di Rovella e di Sule. Quindi ben tre ragazzi considerati giovani, chi più chi meno. Comunque Sule e Miretti sono davvero dei ragazzi molto molto giovani che questa sera abbiamo visto in campo, e nonostante questo continuavano ad andare in avanti, continuavano ad attaccare, continuavano ad andare dentro l'area, quindi davvero io stasera mi porto a casa tante cose positive, qualche cosa negativa indubbiamente, sì, qualche errorino in posizionamento difensivo, qualche i primi 20 minuti da incubo, Sassuolo che tiene palla, qualche occasione un po' di troppo del Sassuolo, certo, uscite strane di Bremer, uscite strane della linea difensiva, ma e dove trovarle? Dentro a una partita di calcio queste cose avvengono, però sì, per essere la prima partita me la porto a casa davvero con gioia. E quasi mi dispiace sapere che giochiamo tra 7 giorni. No. su un campo difficile, che volevo chiederti infatti cosa ti aspetti da San Piuve. Vediamo intanto chi c'è. Facciamo la conta. Io. Zaccaria, Di Maria, Alessandro che te hai detto l'ho visto toccarsi, io non l'ho ma visto. Sì, vediamo cosa succede.
ho visto uno scambio di battute con Allegri un po', ma stai bene, tutto bene, perché quindi, tanto vediamo. Stava provando lo scatto, si è fermato di colpo, quindi anche lì ho detto no, dai. E lato mercato, vediamo se domani arriva Depay, esatto, davvero, se Paredes guardava la Juve per un motivo, se Kostic si candida per la maglia titolare, perché Kostic ha messo 4-5 bei cross stasera, ha fatto una mezz'oretta fatta bene, secondo me, quindi sì. Io ribadisco, secondo me i presupposti per fare una bella stagione ci sono. Anche perché probabilmente Di Maria è l'unica. Non giocherà la prossima. No, diciamo, abbiamo detto delle cose belle, cioè, fino vabbè, adesso. No, ok, però io non lo farei giocare. Ecco, cioè, vabbè, il rischio sicuramente c'è. Ah, poi magari... Voglio proprio trattarlo con i guanti. Ma magari non è nemmeno pronto. Cioè, adesso domani che ci sono gli esami, magari impariamo che fuori magari un mese, che lo sa, non lo so. Però dai, vediamo. Stasera mi porto a casa le cose fatte bene. E sono contento di aver visto l'esordio del Fideo, il primo gol del Fideo, la doppietta di Vlahovic, i giovani in campo, la curva, il clean sheet, Allegri che comunque non arretra la squadra nonostante tutto bene, guarda, veramente, peccato solo per gli infortuni di Zaccaria e Di Maria eventualmente e di Alessandro, ma per il resto vediamo, stasera andiamo a letto contenti, dai, forza Juve ragazzi, siamo tornati.